In decine di migliaia, con il naso all'insù e un lungomare gremito nonostante il tempo incerto, Bari ha ritrovato la pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, ambasciatrice di San Nicola dalla fine degli anni Ottanta. Alla vigilia le esibizioni a Giovinazzo e Molfetta, poi il sorvolo nei cieli del capoluogo, preceduto dai velivoli di addestramento in dotazione all'aeroclub di Bari ed una dimostrazione di soccorso in mare con mezzi e unità navali della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera, ma anche una simulazione delle operazioni di contrasto ai traffici illeciti della Guardia di Finanza. Infine, le circonvoluzioni e la danza nel cielo, fin sulle note della Turandot. A dirigere le manovre del Bari San Nicola Air Show, il comandante Stefano Vitt. Quest'anno ha un significato per noi ancora più forte, perché oltre ai festeggiamenti, oltre all'incredibile folla, oltre al grandissimo calore che i cittadini baresi ci trasmettono, la manifestazione aerea volata oggi è una delle prime di ripartenza dopo il periodo Covid. Vedere tutta questa gente sul lungomare è stata una cosa meravigliosa, strepitosa devo dire, e non è altro che un modo per darci lo stimolo a continuare a lavorare bene come facciamo, proprio perché queste persone se lo meritano.